Allora, Diego, fatti un po' vedere questo nuovo taglio. Ma sei dispettoso. Non ti puoi grattare, non ti puoi muovere, non puoi addirittura parlare. Devi stare completamente ferma per le prossime 24 ore. Chiara è stata impacchettata alla perfezione e vedremo poi il risultato finale. E ciao! Bimbi, ci stanno già guardando i nostri amici da casa. Ciao a tutti, macchiette e macchiettine, e benvenuti in questo nuovo folle blu. Bravissima, perché oggi video. Hai ragione, perché oggi è un super vlog. Siamo contenti che siete di nuovo entrati nella nostra fantastica vita. E ci stiamo. Che non c'è più Perché ragazzi, dovete sapere che siamo state rapite, siamo tornati dopo 3 giorni a casa. Qua. Sì, quindi che se non l'avessi ancora visto che siamo state rapite, te lo lascio qui e magari ci dai un occhio. Però oggi volevo concentrarmi su una cosa molto importante. Aspetta, Dio, ti siamo mancate? Oh mamma. Oh, non ci rimanere male. Ragazzi, oggi volevamo comunicarvi, mamma Giulia e figlio Diego, una cosa molto speciale, perché oggi andremo dal parrucchiere. Woo! E Chiara e Diego cambieranno look per carnevale. Ma siamo andati l'altra volta? Bravissima, nello stesso posto dove siamo andati l'altra volta. È una è una parrucchiera, ma scusatemi, mamma, è tardi? Dobbiamo andare a cambiarci. Bimbi, veloce, a cambiarsi, è tardi. Vabbè, ci vediamo tra poco. Ragazzi, siamo appena arrivati in macchina, pronti per andare dalla parrucchiera e scoprire il nuovo cambio di look di Chiara e Diego. Mi raccomando, scriveteci qua sotto nei commenti, prima di vedere che cosa si sono fatti Chiara e Diego, secondo voi cosa si sarebbero fatti? Quindi non sbirciate la fine del video, ok? Promesso? Vero bimbi? Prima io. Prima Diego e poi Chiara. Quindi preparatevi, andiamo dalla parrucchiera. Chiara, dove siamo? Ma sei sicura? Ma siamo dalla parrucchiera dell'altra volta o no? Dell'altra volta. Ok. Diego si è già messo. E per primo lui, l'altra volta era stato io prima. Bravissima, stavolta invece Diego. Diego ha già deciso che cosa fare, ma non vi anticipiamo ancora nulla. Diciamo solo Diego che nel mentre si fa una piccola rasatura per poi fare qualcosa di speciale sopra. Papà ha deciso di farteli corpelati. Sì, a due. Corto corto. A due. Amore, come se li fa papi di solito? Allora, io partivo più lunga. Sono fortissime. L'ha deciso papà Antonio, l'ho deciso io. Ci mancava ancora che sceglievi i capelli di tuo fratello, dato che già non vuole farseli tagliare sopra. Perché, Diego, non te li vuoi far tagliare? Sì, che me lo voglio far tagliare, tu non vuoi. No, io non voglio perché ti voglio fare le trecce. Non mi piace. Oppure così. Tante belle cose che decido io per i tuoi capelli. No, sono miei, non sono tuoi. Non è vero. Basta questi... che deve lavorare, no, mi sa. Questi sono i miei e questi sono i tuoi. Ops, si saranno detti qualcosa di misterioso, Chiara. Guarda che dopo tocca anche a te fare i capelli, quindi mi sa. No, gialli no. Ragazzi, anteprima cambieremo colore di capelli a Chiara e Diego, dato che non l'avevamo. Come l'altra. Sì, ma Diego farà un colore particolare. Sì, non si dice no, ancora, Volevamo fare il colore uguale, ma poi l'abbiamo scambiato. Io ne ho fatto un altro e lui ne ha fatto un altro, cioè capito? Sì, Diego ha deciso di fare l'arancione. Sì, è vero. E Chiara ha deciso di fare il verde. È vero. Mamma. Che sembra sembrate insieme a Arlecchino. Voglio fare. E quale vuoi fare? Va bene, ok. Mi sa che a fine giornata qua qualcuno sclererà di sicuro. Vediamo. Allora, Diego, fatti un po' vedere questo nuovo taglio. Dai. Ma sei dispettoso.
Perché? Perché sì. Aspetta, aspetta. Adesso che te li fa lei? Adesso ti bagno un attimo il ciuffo prima e te lo asciugo tutto lì in su, se no non posso farti blu. Ragazzi, vediamo un po' chi di voi si è accorto che colore sceglierà Diego, dato che l'arancione. L'arancione. Ragazzi, ebbene sì, per Diego abbiamo scelto il colore blu. L'ha scelto lui, ovviamente. E per me lo posso scegliere? No, tu non lo puoi ancora dire. Io e Diego lo volevamo blu. Poi io ho guardato che veniva scelto un altro. Guardate, è viola. Sì, abbiamo cambiato colore, è viola. Ma è vero, è blu. Sì, amore, volevamo fare uno scherzo. Anche il ro. Anche il ro? Anche quello dell'altra volta sì. Veniva così viola, però poi mamma, veniva è diventato rosa. Che bello! Lo puoi vedere dai guanti? Fermo, fermo però, devi stare fermissimo. Diego, muoviti! No, dai Chiara, su! Che dispettosa che sei! Non vedo. Come potete vedere? Aspettare. Puoi vederlo. Aspetta, deve stare in rosa, poi lo dobbiamo sciacquare. Come puoi vedere, mamma? Si vedono dei guanti. Che blu. Vediamo un po' i guanti. Ah sì, è vero, Diego, è proprio blu blu blu, Blu 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 blu, come di blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. Ma sembra il nostro lampadario, mamma. Eh sì, ci assomiglia. A few moments later. Allora, abbiamo fatto il ciuffettino blu. Che dispettosa che sei. Ora aspettiamo un pochino in posa e poi scopriamo come viene. Chiara, Diego, non potevo quella? Nel mentre papà Antonio si fa il selfie con figlio Diego. Mi rispondi, Diegitos? Diego? Sì, lo so, lo so già. Ma sei serio? Ecco qua, stiamo mettendo tutto quanto l'occorrente per non macchiarsi. Vero Chiara? Guarda, noi facciamo di tutto per non macchiarti, poi quando arrivi da qua, da a scuola. Dire, mamma. No, no. Rosa, appunto. Perché lo stai dicendo? Ragazzi, guardate, il rosa è così. Ah sì? Invece che è viola. Ok, ferma così. Brava. Lei dica i capelli perché sennò vanno da poco. Brava. Mezza vita. Mezza vita. Non ti puoi grattare, non ti puoi muovere, non puoi addirittura parlare. Devi stare completamente ferma per le prossime 24 ore. Bugiarda. La 24 ore challenge. Mi piace, brava, falla. Falla che mi piace, quella lì la faccio. La provo anch'io. La proviamo tutte. Chiara è stata impacchettata alla perfezione, mamma. E vedremo poi il risultato finale. Hai visto? Pochino, sì. Wow. L'altra volta mi avevi fatto la frangia o no? Un pochino sì. Le puntine poche poche. Qua i bordini, il contorno del viso, amore. Aspettiamo in posa e poi vedremo il risultato finale. Vediamo Diego. Posso vedere Diego, ma... Diego sta venendo molto, 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 molto bello. Ok, devi fare uno sforzo però. Vieni indietro più che puoi. Bravissimo, cerca di guardarmi gli occhi. Scusami, Diego, guarda cerca di guardare gli occhi miei. Provaci, vieni più indietro che puoi per guardarmi i miei occhietti. Wow. Bravo, guarda i miei occhietti. Facciamo lo sciacquo del ciuffettino. Vediamo il risultato finale, ma essendo che sei scuro, vediamo come rimane, picco, Non lo so. Vediamo un attimo il riflesso blu di Diego, perché ovviamente col colore, ovviamente lui avendo i capelli scuri e non decolorandoli, si vede un po' di meno. Però vediamo poi il risultato finale. Vero, picco? Ragazzi, ciuffettino blu, si vede poco ma poi dopo il sole ve lo facciamo vedere. Allora Diego,
Che ne dici? Niente, e chi te ci acconsente? Adesso puoi andare a giocare, sei contento? Diego, fatti un po' vedere. Wow. Allora, andiamo fuori che così ti vedo al sole. Va bene? Wow, il mio ciuffettino blu. C'è? Sì, amore, che c'è, sei bellissimo. Vabbè, io vado dentro da Chiara, ok? Ora tocca al turno della nostra Chiaretta. Bene, bene, indietro. L'acqua rosa. Ma dove era? Come ha? Dove ha? Ah, è fredda. Come è fredda? Non ti ho toccato la testa? Così è fredda? No. Ah, mi pareva sta. No, ferma, ferma, che se no ti davo tutta la schiena, Stai bene appoggiata e guarda bene indietro, brava. Rosa, 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 rosa. Voglio vedere il rosa, mamma. Vedi il rosa? Adesso poi quando ti rivedrai il video, ti accorgerai di com'era rosa l'acqua tua e com'era blu la tua acqua. Sembra fredda perché mi vengono i brividi alla schiena. Fredda l'acqua? No, sembra. Ah, è caldissima. Anzi, se ti brucia dimmelo. Che odore di limone, tu l'hai mangiata, limone? Sì, Diego sta mangiando la caramella al limone. Eccoci qua, pronti a vedere il risultato finale. Quindi ragazzi, attendete ancora un attimo. E 3, 2, 1. E bam! Direi che sono poco colorati, Chiara. Sono tanto colorati. Adesso, Chiara, come li facciamo? Voglio fare i boccoli. Vorrei. Sì, come l'altra volta. Quindi vediamo un po' come vengono. Wow! Che bello, amore! Sembrerebbe che abbiamo quasi terminato. Com'è? Sei contenta? Molto? Molto? Sono venuti più boccoli stavolta e più belli. Bene. Meno male, sono contenta che ti piacciono, Chicca. Troppo mi piacciono perché sono bellissimi anche i boccoli. Wow. Così mi piace il dolce. E tanto lei, figurati se li lascerà mai stare. Ci sei, Chicca? Sì. Ottimo. Allora, ragazzi, abbiamo appena terminato dalla parrucchiera. Ora direi che andiamo a casa, facciamo due cose e noi ci vediamo domani con un prossimo video e spero che l'acconciatura di Chiara e di Diego vi sia piaciuta. Vero, Chicca? Da 1 a 10 ti piace? Quanto? 10 più. Ok, scrivetecelo qua sotto nei commenti e soprattutto scrivetemi se avete indovinato il colore che figlia Chiara e figlia Diego si dovevano fare e anche il ciuffettino. E a me Diego. Il volto mi piace 27. Veramente? Quindi ragazzi, ci vediamo domani.